Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti e Provincia su rietilife.com, Facebook ed Instagram. Il network di Rieti Life, edito dalla Smile Comunicazione, si amplia con un nuovo sito di informazione, Roma Life 24. Ci dice tutto nel servizio Martina Grillotti. Il network di Smile Comunicazione, che edita Rieti Life, Terni Life e Italia Life 24, si amplia. È nato Roma Life 24, il sito dedicato alla capitale. News, sport, approfondimenti, flash, info di servizio e tanto altro. Consultabile da smartphone e con profili social dedicati. Si appoggia a un network da centinaia di migliaia di followers e milioni di visualizzazioni mensili. Roma Life 24 sarà gestito direttamente da una redazione dedicata, con aggiornamenti continui e costanti su ciò che fa discutere Roma e su quel che riguarda chi nella capitale lavora o si sposta per svago e sport, magari proprio dai territori vicini. Oltre a notizie tempestive e puntuali, non mancheranno le foto, le gallerie e le immancabili segnalazioni dei lettori, che negli altri siti del gruppo sono una delle chiavi per fare comunicazione a modo nostro. Roma Life 24 è innovativo, smart, rapido, completo ed è al passo con i tempi. Abbiamo introdotto anche l'intelligenza artificiale, ricorda il direttore di Rieti Life, Emiliano Grillotti, che ci accompagnerà nel viaggio del vostro nuovo sito. Silvia Roma porterà sui vostri dispositivi le notizie in maniera facile e immediata. Ciao! Sono Silvia Roma, la conduttrice realizzata con l'intelligenza artificiale. Sono il volto di Roma Life 24, il nuovo sito nato per informarvi. Ci vedremo spesso, per fare il punto sulle notizie principali della capitale. Una nuova pubblicazione della Fondazione Varrone per la fine dell'anno con spettacolari immagini realizzate dalla Smile Comunicazione. Ci racconta la presentazione Cristian Diociaiuti. Si intitola Paesaggi, Rieti e il suo territorio. È il nuovo libro della Fondazione Varrone che, grazie alle fotografie del direttore di Rieti Life, Emiliano Grillotti, e del capo dei fotografi di Rieti Life, Gianluca Vannicelli, racconta la provincia di Rieti in 80 scatti, dal reticolo urbano di Rieti al Terminillo, dalle particolarissime geometrie della Piana Reatina fino ai laghi in cui si specchiano le valli del Velino, del Turano e del Salto, dai santuari francescani alle colline della Sabina. Il tutto per offrire ai reatini un compendio della bellezza del territorio e al contempo a turisti e ospiti in arrivo da lontano un saggio autentico della nostra terra da riportare con sé. Un volume da affiancare agli altri di grande pregio, editi dalla Fondazione. L'obiettivo primario di questo libro è per fare in maniera che questa comunità si renda conto di qual è il patrimonio che c'è. Un patrimonio che non è solo un paesaggio che, diciamo, si guarda, la nostra storia, perché dal paesaggio si capisce nei millenni quello che è successo, quello che ha fatto l'uomo, quello che ha fatto la natura. Saperlo ci aiuta sicuramente a gestirlo meglio, a curarlo e a valorizzarlo per quello che serve anche dal punto di vista economico, perché è comunque un patrimonio che ha un suo valore economico. A Largo San Giorgio una presentazione da tutto esaurito, moderata dallo speaker Stefano Pozzovivo. Tante le autorità presenti, tra gli altri il presidente della provincia di Rieti, Roberta Cuneo, il professor Gianfranco Formichetti e il comandante dei Carabinieri Forestali di Rieti, Irene Davì, senza contare i vertici della fondazione e tanti appassionati e cittadini. Un lavoro intenso per i fotografi, in giro per mesi per la provincia di Rieti a catturare scatti inediti e di alto impatto. È sempre bello vedere i frutti di un'idea e la realizzazione di un progetto. Questo libro è veramente una cosa di cui andare fieri, sia per me, per Gianluca, per tutta la Smile Comunicazione. Io ringrazio la Fondazione Varrone che crede in noi, che ha creduto in noi e che valorizza i nostri lavori e le nostre foto. Il pubblico ministero, Flavia Alemi, ha chiesto una condanna di 7 anni senza attenuanti generiche per l'attuale commissario straordinario della ASL di Rieti, Mauro Maccari. L'inchiesta, avviata nel 2017, in cui il sostituto procuratore Alemi ha coordinato la Guardia di Finanza, è riferita alle regionali toscane del 2015. Secondo l'accusa, Maccari di fatto ha ottenuto il ruolo di direttore sanitario a Pisa in quell'epoca in cambio di voti. Il reato contestato dal Tribunale di Pisa è dunque la corruzione. Il processo di primo grado è partito nel 2022, in 3 gli imputati nello stesso processo.
Raggiunta nella giornata di ieri l'intesa per la riqualificazione dell'ex stazione sperimentale di granicoltura Strampelli a Rieti, lesionata dal sisma del 2016 e finanziata con 7 milioni di euro per miglioramento sismico e di consolidamento strutturale. L'intervento sarà finalizzato a preservare l'edificio, garantendone sicurezza e funzionalità per le future generazioni. Un'importante inchiesta riportata questa mattina dal quotidiano nazionale La Stampa, firma del reatino Paolo Festuccia, su un'indagine condotta dai carabinieri e che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per falso in atto pubblico Sergio Alfieri, chirurgo che più volte ha operato il pontefice e che, stando a quanto riportato da Festuccia, avrebbe firmato il registro degli interventi operatori pur non avendo, in molti casi, eseguito personalmente le operazioni. Incongruenze negli orari che da controlli incrociati avrebbero fatto scattare le indagini e l'iscrizione al registro del medico. Sono stati presentati questa mattina nella prefettura di Rieti i risultati del progetto FAMI del 2023 per l'accoglienza dei migranti sul territorio riatino. Le parole del prefetto Pinuccianiglio. Abbiamo oggi presentato l'attività che abbiamo svolto nell'ambito del progetto FAMI per migliorare l'accoglienza dei migranti nel territorio della provincia di Rieti. Il progetto è andato benissimo, è stato riconosciuto anche come tale, come un'eccellenza dal Ministero dell'Interno, tant'è vero che è stato presentato il rendiconto, è stato presentato alla presenza della rappresentante dell'autorità nazionale FAMI. Il progetto consiste in una implementazione, è consistito in una implementazione dell'attività dei consigli territoriali per l'immigrazione e un'implementazione delle ispezioni sul territorio, negli immobili dove sono accolti i nostri migranti, in un'attività di formazione partendo dai bisogni espressi dagli operatori e infine in un'attività di semplificazione della rendicontazione. Torna questa sera una nuova puntata della Rana nel Pozzo, il talk politico condotto dal direttore di Rieti Life, Emiliano Grillotti. Ospite della nuova puntata il neo presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Matteo Carrozzoni. Tutta la puntata sarà disponibile su rietilife.com, Facebook ed Instagram. Era questa l'ultima notizia di questa edizione del telegiornale di Rieti Life, che torna domani alle 20.45 su rietilife.com, Facebook ed Instagram. Buona serata.